Questo programma è presentato da... Buonasera, benvenuti, un nuovo 60 News, ospiti diversi, argomenti differenti ogni sera e questa sera un programma un po' speciale perché c'è Giovanni Pitteri che tanto in tanto è il nostro direttore e anche ospite perché quando lui parla è perché è protagonista di qualche cosa. Protagonista di che cosa? Ovviamente partiremo da estate 2023, da un'analisi complessiva dell'andazzo di questa nuova stagione ricettiva, ma poi andremo specificatamente a San Giovanni di Gerace, dove lui è anche sindaco, e perché? Perché si prepara la festa patronale, che è, diciamo così, un periodo eccezionale per la sua comunità, come per tutte quante le comunità che festeggiano la propria santa patrona. Andiamo subito ai temi generali, prima di andare alla festa e anche a quello che sta accadendo in questi giorni, perché è stato il restauro della Vergine, eccetera, eccetera, la statua, eccetera, eccetera. Dunque, intanto estate 2023, come al solito noi ci diciamo sempre a settembre, sì, ma un'estate che sì, è stata proficua, è stata quella che è stata, meglio, peggio, alto, basso, però dura sempre molto poco. Sono d'accordissimo con questa impostazione. D'accordissimo, ma anziché riflettere sul passato e vedere cosa proporre in prospettiva, ci comportiamo sempre allo stesso modo, quasi che fosse il solito cliché. Siamo in una terra ricca ed ospitale di bellezze non soltanto naturalistiche, un mare, una montagna invidiata da tutti, ma di ricchezze storiche di primo piano. Musei che sono una cartina di tornasole per chi vuol venire dalle nostre parti. Io ho l'impressione che tranne poche realtà locali, e Rocella è una di queste, poco o nulla riusciamo a trasferire da bellezze da spendere con un ritorno economico. Da cosa dipende? Io non so e ne riesco a capire il perché. Io credo che non vi è una cultura, se così potremmo definirla, dell'ospitalità, di saper vendere un prodotto e di farlo divenire appetibile. Da noi in estate si fanno tante cose, una più bella dell'altra, una più negativa dell'altra. E sulla realtà più addossata all'altra. E li rimando gli albergatori, coloro i quali producono beni immateriali, dovrebbero interrogarsi, partecipare a quelle che sono le vetrine più importanti, non soltanto d'Italia, e dire chi siamo. Io ho visto soltanto la Calabria del Medi del Vinitaly a sì, Verona. Sì, per esempio, sì. Però non ho visto i nostri albergatori presenti, tranne alcuni casi, si intende. Perché anche dalle nostre parti abbiamo delle figure di primo piano, lungimiranti, che sanno dove andare per proporre un prodotto. Se facciamo dei nomi significa fare pubblicità e questo non è giusto, ma la verità è sotto gli occhi di tutti. Io ho fatto delle considerazioni. La regione considera alcuni eventi di grande pregio, li ha inseriti in un elenco di manifestazioni che debbono essere sempre seguite, che debbono essere poste in primo piano, finanziate, ma poi, il giorno dopo, di tutta quella confusione, resta poco o nulla.
io direi resta il nulla o il vuoto assoluto. Può essere concepito un discorso di questo genere? Venite a flotta. È lo stesso popolo che poi, di rimando, si trasferisce. Il popolo della notte. Sì. Terminata la manifestazione, poi vediamo il voto assoluto. Su queste realtà vogliamo interrogarci. Abbiamo delle manifestazioni di ampio respiro. Siamo preparati per creare ricchezza su ricchezza? Io non so. Qui negli studi il discorso ce la facciamo noi due, cerchiamo di capirci, non ci accavalliamo nel discorrere, in tutte le altre manifestazioni pubbliche tutto ciò avviene, dove all'illusione si aggiunge la beffa e poi alla fine uno se ne ritorna con un pugno di mosche in mano. Se noi dovessimo dire che cosa c'è stato di bello, ce ne sono state tante cose belle. Ma sai che non capisco io, cioè se lei si riferisce a quei 20 giorni e come mostrarci nel miglior modo possibile e creare insomma vera opportunità economica, o lei si riferisca a tutto l'anno, che il punto poi... Poi abbiamo detto che dopo c'è il vuoto assoluto, di conseguenza terminati quei momenti di svago, di divertimento, sì, di realtà culturale, se vogliamo inserire spegniamo il tutto, le luci, le attenzioni, il giorno dopo non si paga più il parcheggio, apriamo il lungomare che magari era isola pedonale o cosa, cioè in maniera repentina. Poi rimaniamo e continuiamo il classico svincolando, sì, diciamo sì, dall'impegno, ecco. Cioè questo l'ho capito. 15 giorni di agosto. Terminati questi 15 giorni di agosto regna il vuoto assoluto. Allora cominciamo da questi 15 giorni? Come questo, migliorarci sotto questo aspetto? Ecco perché dico che noi avremmo bisogno di esperti. Che è anche la cosa più facile da fare. Di chi capisce come si muovono i mercati, come si può porre all'attenzione di quelle che sono fiere, chiamiamole così, dove vendono pacchetti. È un fiume di parole, però c'è un aspetto soltanto che deve essere focalizzato, cioè aggredire cioè andare a prenderselo questo. È logico, questo potenziale dobbiamo cliente. vendere nelle sedi opportune e far sì che la nostra terra, la nostra regione, okay, possa essere un momento appetibile da chi vuol trascorrere una vacanza. Al massimo le peculiarità. Perché ci abbiamo, una volta si diceva non ci sono alberghi, ma noi ci abbiamo alberghi, abbiamo BB che sì, dappertutto. Oggi non è nemmeno più un problema di posti letto. Non è, ma è una cosa irrisoria. Anche perché nel più piccolo comune adesso vediamo fiorire B&B. Perciò sto dicendo. Per fortuna, va bene. Noi vediamo un movimento di primo piano in questo mese agostano. E poi il sipario si chiude. La commedia finisce. Sì. Ecco perché penso che la città metropolitana, la regione, gli enti locali, le associazioni di categoria dovrebbero capire come reperire flussi turistici e portarli qui da noi. Questo è. E alberghi abbiamo detto, ristoranti abbiamo di tutti. Ma non è che non riusciamo a comunicare tra di noi, nel senso, io sento dire sempre che bisogna fare rete, amministrazione, associazionismo, imprenditori. È fuori dubbio. Cioè mettersi, parlarsi, fare rete. Le esigenze l'uno dell'altro, ecco. Io ogni anno fino all'anno perché c'è scorso, l'imprenditore turistico che bada all'interno del proprio albergo, quello che succede è solo all'interno e non si relaziona con l'esterno. L'amministratore che l'assessore si organizza la propria manifestazione e poi finisce. Manco sostegno magari dal collega o cosa, l'altro assessore che c'ha la sua manifestazione a tal'altro. Ognuno gestisce anche nell'ambito del proprio comune il proprio orticello. Sarà questo, sarà quello. Io vedo soltanto una cosa. Che con i giorni che verranno troviamo i nostri paesi spopolati. Facciamo il sistema delle feste.
Mi riferisco alla Valle del Torbido. In tempi passati, gli amministratori, la festa era sentita, partecipata, era festa, l'abito della festa, il pranzo della festa, oggi è tutto festa, sì, è tutta realtà festaiola. La festa, se andiamo a vedere, tutti uscivano con il vestito della festa. L'abito della festa, certo. L'abito. Le ragazze che andavano a messa per farsi notare, certo, accompagnati dalla mamma o da altre amiche. Il giovanotto che cercava di sbirciare nel passaggio. Oggi queste cose sono cose che fanno soltanto sorridere. Certo. Ma io ho visto tra Rimini e Riccione, quando nel periodo primaverile per tanti anni andavamo a Rimini, si interrogavano tra di loro. Gli alberghi, i ristoranti erano pieni di riviste. Sì. L'Emilia Romagna, i cartelloni come regione che forniva materiali dei piani a non finire, gli albergatori che ponevano una miriade di cartelloni pubblicitari e di eventi. Qui da noi questo tipo di discorso, forse perché io non esco, non li vedo. Sì. Senta, quando dice noi, dice questo lembo di terra, la Locride, o si riferisce a una Calabria meridionale, si riferisce no, a tutta la Calabria? No, ma io mi riferisco tranne poche isole. No, ma sempre, ecco, ma sa anche perché? Perché poi a macchia di leopardo, cioè come fa una regione, se vuole mettersi in relazione in rete, per come diciamo, lo diciamo da tempo, ancora oggi si va avanti a macchia leopardo, ancora oggi facciamo tantissime pubblicità, però sono sempre le solite mete che vengono preferite dai visitatori. Ma io dico quando dico Roccella, non ora è... io penso in un aspetto secondario, mi permetta, ecco, terziario, forse tra quello meno importante, però ecco, quest'anno ha avuto un enorme successo, vabbè, a parte il fatto del treno della Sila, quello esiste da tempo, arricchito quest'anno alle stazioni eccetera eccetera da intrattenimenti musicali e quant'altro, ma quest'anno ha avuto un enorme successo il treno della Costa degli Dei. Ora a me viene da ridere se penso, non so a lei, lei magari da piangere, non lo so, comunque sono sentimenti, alla ferrovia qua della Ionica, che è in uno stato assoluto di poi non parlare poi delle stazioni che le abbiamo fatte belle però non le abbiamo mai aperte. Ma non c'è gente nemmeno che viaggia. E abbiamo il problema della mobilità. C'è il problema della mobilità. Non sì, viaggia perché non c'è servizio. Ma non quel tipo di mobilità. Ma non viaggia perché non ci sono i servizi. Ma non è quel... sono le corse. Io c'è una corsa ogni 4 ore per andare a Reggio, cosa? Ma io ma... o in Torino, sporca, sporchissima magari. Io verrò qualche giorno e faremo... ecco, io penso a quello, ma ho tante cose in testa. I classici editoriali che facevamo in altri tempi. Io sto attendendo quando devo dire queste mie cose. Mm. Abbiamo parlato per esempio della galleria della Limina, quante volte qui, a non finire. Lo faremo anche ora, tra poco. Io dirò quello, ho detto quello se che penso. Lo facciamo subito. O dico quello che penso per aver vissuto in prima persona. Intanto è stato bellissimo il discorso che si è andati in vacanza tutti quanti, perché dibattiti, incontri, riunioni, fino a giugno. Chiacchiere. Adesso qualcuno si sta organizzando da settembre per ripartire. Questa è una cosa che deve essere sempre tenuta sotto la lente di ingrandimento. Io molte volte dico, ma tu... Ce ne siamo andati a mare, abbiamo dimenticato tutto. Parli in questo modo. Io penso, pensare, discutere dei problemi, ma non ripetere sempre le stesse cose. E poi si ripetono le stesse cose. Io dicevo ieri sera al sindaco della città metropolitana, per parlare, dice, il problema dei trasporti nella provincia di Reggio. Stiamo parlando della galleria della Limina. Sì. Non parliamo più della guerra in Ucraina. Per ben 4 mesi, in questi studi, ogni sabato iniziavamo le riflessioni con la guerra in Ucraina. E c'è bisogno di parlare 4 anni per dire che le guerre causano terrore, distruzione e morte. O dobbiamo pensare soltanto quando uno Stato è raso al suolo e deve far salti da mortali per potersi risollevare dalla polvere, o gli stati che sono formati da spiriti ben pensanti
anziché parlare sempre di guerre, non potrebbero parlare di progresso, di civiltà, di un bene comune. Però tutti invece corriamo ad armare ed avere armamenti sempre più potenti. E lo stiamo vedendo. Cioè, coloro i quali detengono il potere, a mio avviso si intende, non fanno altro che fomentare momenti di alta tensione che si tramutano in distruzione e in morte. Come possiamo migliorare la qualità della vita se noi creiamo invece elementi o supporti di guerra? Quando si può, e quando uno esce da una guerra, sia da vincitore o da perdente, rimane sempre con le ossa rotte, è sempre uno sconfitto. Questa è la mia, una mia ipotesi, una mia teoria. Ma credo che uno spirito ben pensante sa benissimo che cosa hanno creato nel passato. E figuriamoci oggi con questi armamenti che sono effettivamente di distruzione totale. Sì. Vogliamo pensare, non pensiamo. Quindi significa che noi non abbiamo amministratori ben pensanti. Perché chi deve dare supporti alla propria gente crea le premesse per pervenire a risultati migliori, a dare al popolo che amministra o alla gente che amministra elementi di crescita, di civiltà, di socialità, di cultura, in buona sostanza migliorare la qualità della vita. Questo non lo vediamo. Sotto un certo aspetto poi non basta anche poco, no? Io pensavo anche alla sua comunità San Giovanni, che c'ha quella splendida, insomma, c'è la scialata, no? Oggi la gente si accontenta di poco, tra virgolette. L'importante è che ci sia la giusta pubblicità, no? Forse c'è gente che arriva dalla Germania, allora, per dire, a parla biciclettata sulla Sponte. Allora, per dire certe cose, il trekking, no, i piccoli comuni non sono attenzionati. Lanci Calabria, anziché andare alla ricerca di chi deve fare il presidente, non vede gli interessi delle comunità locali. Può piacere come non può piacere a chi amministra. Il mio comune, uno dei più piccoli della provincia di Reggio Calabria, non può fare da gigante contro una regione Calabria. Sento belle notizie da parte del governo centrale, che adesso si interesserà. Una regione Calabria che mi commissiona, mi manda i commissari perché vuole ad ogni costo prendere le nostre acque. Questo è il discorso di fondo. E adesso cercano di aggirare lo Stato. Come posso ricorrere al TAR? Una delibera che loro stessi mi mandano i commissari e se la gestiscono e la scrivono come vogliono. Per conto loro. Per dire che non è legittima quando ha i prismi della legittimità. Sì. Entrare nel merito e poi vediamo quando usciremo. Ma perché sentiamo soltanto Giovanni Pitre? Adesso no, perché qui davanti vuoi dire, ma è stato non il solo, ma uno dei pochi che si è ribellato. No, sono stato l'unico, perché poi quando gli altri pensavano che dovevano andare a pagare i commissari. Mi pare in provincia di Reggio Calabria sì, però insomma. No, nessuno, perché si sono tirati indietro quando sono andati i commissari. E tutti mi dicono perché non stati i commissari, ho capito, sì. Perché dicono che dovrebbero pagare 1.500 euro i commissari. Sì, sì, sì. Ecco, faremo prima che altri commissari erano veramente pochissimi a protestare. Non è che tra questi ha subito. Ma se c'è una legge che loro stessi forniscono, mi ritornano adesso a cose di ataviche. Noi abbiamo due reti, una in polietilene, che l'abbiamo fatto con i nostri sacrifici e con i nostri debiti contratti. Abbiamo una rete interna in polietilene, cioè vale a dire che non se entrano 100 metri cubi, escono 100 metri cubi. Noi disponiamo di acque oligominerali come quelle in commercio in tutte le famiglie. Dicono il prezzo se noi è a costo zero, perché noi non paghiamo la materia prima, non dobbiamo pagare per la depurazione, per pagare il personale, i guasti se ci dovessero essere. Da lì scaturiscono quelle somme. Di fare poi un sistema di comparazione di prezzi. Come posso comparare i prezzi se noi non paghiamo, o per meglio dire in quella cifra sono contemplate altre cose?
E questo è il discorso di fondo. Anziché avere giovamenti, noi troviamo soltanto trovare illusioni e beffe. E i giornali che sono la stessa cosa, io l'ho detto nel comitato dei sindaci, se una cosa viene detta da un sindaco di un comune di 10.000, 15.000, 20.000 abitanti o di chi ha più spessore politico, sì, tutto viene ad essere ampliato con una testata a tutta pagina. Quando parla invece... San Giovanni Geraci con 600 abitanti. Non fa rumore. Non fa rumore. Ma pure per quanto riguarda alcune realtà, alcune manifestazioni. Le stesse televisioni che operano all'interno della regione, certo, non garantiscono uguali servizi. Cioè diventa un affare di Stato, non so che cosa. Non è inutile, perché vabbè, poi altrimenti andremo in meandri. Io, ma meglio non parlare. Cioè, La cosa diventano affari di Stato, certo, cose che possono riguardare un comune che ha maggiore visibilità, dove si vendono giornali su giornali, dove sono due o tre corrispondenti che debbono riempire per forza mezza pagina. Ma da un piccolo comune, quale mezza pagina? Senta. Nessuno ha dato come si dice spazio alle nostre proteste per quel che riguarda il problema delle acque. E che mi dica quale televisione privata, la RAI ci ha dato spazio, ma non le televisioni che avrebbero dovuto avere interessi locali. Questo è. Va bene, accettato il suo sfogo, adesso indirizzo la trasmissione a quello che è il dunque, l'essenza, la vera essenza e il motivo per cui siamo qui. Da queste cose poi arriviamo alle grandi cose. Sì, certo. Cioè, il discorso che dice parlare di... occupazione, sfruttare il suolo. Noi lanciamo una proposta che penso che era appetibile se fosse altrove. Noi abbiamo acqua a non finire. Avremmo potuto creare tra pubblico e privato una società che fornisse acqua per gli ospedali, ad esempio. Per esempio, certo, a case di cura, sì, gestite non so come, sì, avremmo dato occupazione a tanti, non soltanto andando lì alla sorgente per fare un sistema di imbottigliamento anche in maniera come si, non dei grandi capannoni con tir, sì, direttamente in una realtà vicina a noi, sì, sì, perché si tratta di reti con materiale di ultima generazione. Nessuno ha mai pensato, nessuno ha mai detto. Piuttosto si generalizza e si danno ordini superiori comuni ai comuni. L'esempio pratico è ancora delle acque, per dire perché uno dice questo. Abbiamo fatto i CIS, quei progetti di sviluppo. Noi abbiamo fatto tre schede, fra cui uno, il percorso naturalistico della Scialata, che doveva coinvolgere il comune di Martone e il comune di Grotterie, andando ed individuando su una montagna ancora incontaminata, dove vi sono anche delle specie animali, nel corso del fiume ci sono pure ancora anguille, trote, eccetera, eccetera. Sì. Andare a fare un percorso ciclabile che potesse trovare riferimento con delle torri che noi abbiamo visto nel Trentino, dove lassù dalla montagna, se lì passavano i greci e comunicavano direttamente con la città di Locri, dove si vede un paesaggio che va da Roccella a Capospartivento, un laghetto collinare. Lei non mi fa pensare a tante cose. Io adesso cercavo di indirizzare sotto il nostro aspetto la voglio festa mariana. Sì, voglio dire, non siamo stati buttati fuori, tre schede, nessuno. Io ho visto che cosa hanno voluto approvare, perché ho l'elenco, l'onorevole Carfagna, ministro, e l'onorevole Nesci nel fare quella conferenza stampa. Abbiamo citato senza fare il nome, non ci interessa, ma basta guardare l'elenco e guardare le schede. Allora, per dire che è più forte
riesce a smuovere queste acque e queste porte. Sì. Che non è che noi anche abituati a fare. Senta, siccome mi sta parlando dei territori, dei suoi territori, eccetera, eccetera, stavo pensando ad un'altra cosa. Anche qui aspetto magari secondario, non, ecco, non, comunque non primario, eccetera, eccetera. Sono stato l'altra sera alla festa a Mammola e c'è questa struttura suggestiva, bellissima, no? Questi ponti, no? Per la ferrovia Calabro-Lucana, per questi trenini di un tempo, eccetera, eccetera. Ora, dappertutto si stanno inventando la qualunque. Qui c'è, che già esiste una gran bella realtà e che basterebbe forse poco, no? Io adesso non so l'entità, dal punto di vista tecnico. Non si può fare niente. Delle stazioni nel bel mezzo delle comunità, ferrovie, rotaie che passano, allora, spaccano le comunità. Io voglio dire, niente? Io ho viaggiato con la lettorina. Ma perché tutti mi dicono che non si allora, può fare niente? Io con la lettorina ho viaggiato. E sul trenino pure. Ci sono le rotaie, ci sono. Scusi, no, non c'è niente più. Perché non c'è? Perché se vogliamo capire. Che cosa ho visto allora? E allora per quale motivo non c'è niente perché più? Perché la marina di Gioiosa, sì, per arrivare a Gioiosa, il tracciato della ferrovia è costituito da questa nuova strada che arriva fino a Gioiosa. Sì. Il tratto che va da Gioiosa alla stazione Martone San Giovanni di Gerace, come arriva? La galleria che c'era. Ma non ripristinare lo status quo. Non viene nemmeno. Ma manca un piccolo tratto di pochi chilometri. Per me, io sono stato e ho detto no per quanto riguarda la pista ciclabile. Una pista ciclabile che vede 11 milioni di euro. Ma cosa? Dell'Unione dei Comuni? Dell'Unione dei Comuni. Io ho detto di no. Però sono rimasto, come si dice. Sono bei soldi, ok. 5 milioni e mezzo di euro, che sarebbero quanto poi 11 miliardi. Ma sono soldi che poi non si possono utilizzare per altre cose comunque. Ma io, troviamo un qualcosa che possa essere ubicato, non mi interessa in quale comune, se sia Mammola o Marina. È l'unico comune, adesso l'Unione credo serve. A Gioiosa o a Grotteria. O a Marto, non mi interessa che non sia, però che possa produrre un qualcosa. Certo. E che sia di attrattore. Che sia fruibile anche dai miei concittadini. Certo. A me non interessa dove sia la scuola, io voglio una scuola di qualità. Certo. Non mi interessa se l'ospedale sia a qui Lotteria, o le altre, a Marte. Certo. Ma che sia certo. un qualcosa che sia di utile a tutti. Assolutamente. È errato questo mio discorso? No, sono d'accordissimo. E lo sto facendo sempre. Senta, questo è il mese importante per le feste patronali, Mariana, eccetera, eccetera. Noi passiamo di pane in frasca, qui vedo il sottotitolo. No, ma saltiamo anche perché poi i tempi sono quelli che sono, non possiamo, ecco, perché noi siamo qui proprio per parlare della sua comunità. Senta, le posso chiedere subito, ma dal punto di vista personale, soddisfatto di come è stata ristrutturata la statua della Madonna delle Grazie di San Giovanni? L'abbiamo intanto il sindaco è contento, allora, con i colori originali, cioè. Dico queste cose, lo dico con grande. Ah, qui vediamo adesso delle immagini. Un incontro è stato presentato al restauro. Sono immagini che ho fotografie, non so chi l'ha fatta, forse Vincenzo Logozzo. Vabbè, ma non dico di perché che denotano alcuni momenti della cerimonia di martedì. Vi era il presidente, ho visto, della città metropolitana, l'avvocato Versace, sì, i componenti del consiglio di amministrazione del santuario, una chiesa letteralmente, come si suol dire, gremita. Anche in ogni, fuori da ogni logica e da ogni realtà. Che cosa si è verificato? Sì. È stata presentata la statua della Madonna al popolo. Sì. Io dissi in tempi passati che costituiva finora un paio, due o tre statue per me, si intende, per me, poiché non ti faccio diciamo quale, le ho viste ben restaurate, molte. Io non sono uno studioso della materia, non sono un tuttologo, però come uomo della strada penso di esprimere il mio giudizio. Ah, dei gusti, certo. Alcuni possono piacere, altri non possono piacere. E quindi qual è il suo? E quindi dicevo, due o tre che sono ben fatte, ben restaurate. Una di queste è anche la Madonna delle Grazie di Roccella. Tanto per dire, perché operiamo su Roccella. Certo.
Al che il restauratore dice: aggiungiamo, Nava dice: aggiungiamo adesso la terza o la quarta. Io dico: no, aggiungiamo la prima, non la terza o la quarta, perché si tratta, noi non dobbiamo vederla, questo impatto dobbiamo averlo fra un mese, due mesi, perché è stata, come si dice, i colori stravolti. Si è pervenuti ai colori originali, sì. La statua aveva in alcune parti 7 strati di pittura che sono stati analizzati in laboratori scientifici, sì. Qualcuno addirittura uno strato di smalto. Sappiamo gli anni, specialmente quelli del Novecento, sì. Da chi e quale anno sono stati fatti mani. Questi interventi. Oggi la Madonna delle Grazie si presenta con gli aspetti originali, secondo i principi, i canoni e i codici voluti dallo scultore Valentini. La statua è datata 1760, lo scultore Bernardo Valentini, romano, ieri sera qualcuno addirittura diceva che era napoletano. Però se ci dicono e ci attestano, se noi saremmo ben felici sì. Di poter rivedere i nostri atteggiamenti, ecco, le nuvole nella versione del 1760 erano in argento, poi hanno trovato connotati diversi e si è arrivato a delle nuvole che vanno tra i vari tenori del grigio. I colori originali erano quelli. Il restauratore pure in alcuni aspetti dove ha dovuto colmare con gli attuali colori, si sono avvalsi di tecniche e di codici, di canoni che la scultura stessa pone, ha spiegato come, hanno spiegato come, e addirittura la Madonna è stata posta ad una TAC. Sì. Per vedere il grado di concezione dei chiodi, perché fissavano i vari pezzi della statua nell'assemblaggio, sì. Erano tutti perfetti. Oggi noi vediamo la statua sotto questo tenore, e gli angeli parlano, i 4 angeli più grandi, cioè questi angeli che noi vediamo, quelli che dico che sprigionano da quella zona di nuvole, i 4 angeli invece che stanno al lato, 2 in basso e 2 in alto, hanno acquisito un rosa consono alla carnagione umana, sì. I colori sono quelli di un tempo, sono stati tolti quelle zone che color oro, che loro chiamano porporine, mi pare che dici così, mi è stato riferito. Ecco, la Madonna acquista il suo splendore. Fra 2 mesi la gente è rimasta contenta, non soltanto il popolo dei fedeli che devoti, solitamente sì. Vengono lì nel santuario, ma l'ammirazione di chi? Di giovani che conoscevano lo stato di conservazione prima del restauro. Dopo, ieri sera, qualcuno addirittura con qualche lacrima agli occhi. Beh. Ribadiva che si tratta di un intervento alquanto riuscito, posto in essere con sapienza e con maestria dal restauratore. Certo. Io l'ho visto operare con i bisturi, cioè quelli che si usano lavori, quindi, sì, durante la fase di lavorazione dei lavori, sì. Che venivano ad essere poi concepiti in un momento di grande espressione. Non mi sono mai pronunciato prima del lavoro definitivo. E perché? Perché ritengo che i nostri interventi, i nostri suggerimenti sono frutto molte volte pure di sensazioni, di stati d'animo, di partecipazione. Ebbene, ieri
non ho sentito una sola persona che si esprimesse in termini non lusinghieri, non positivi. Certo. Io dico oggi che la statua della Madonna, ecco, l'avvocato Versace, che ha voluto, dice, che cosa dice, siamo la fascia tricolore, ha detto sì, che anche questo è un giorno di festa, forse certo, il più certo, bel giorno di festa. Abbiamo avuto la presenza pure di sindaci dei comuni vicinori, ma principalmente il popolo dei fedeli, eccetera, eccetera. Il popolo dei fedeli, certo, loro sono stati... non vi era più spazio, il santuario non è piccolo, non è piccolo. Senta, santuario che è meta insomma di eventi wedding straordinari, vengono da ogni credo parte della Calabria. Io credo che sia, a maritarsi. Che sia uno dei pochi per la bellezza che esprime, certo, che sprigiona, certo. Stucchi e ori, non a caso viene ad essere scelto per la celebrazione dei matrimoni. Col consiglio di amministrazione molti, sì, andremo, e abbiamo parlato già, che ringrazio il vescovo pure di aver voluto porre tra i due componenti, non so se come rettore o come rappresentante, che espressione pure del vescovo, i due rappresentanti che compongono il consiglio di amministrazione, per quel che riguarda proprio la gestione interna della chiesa, l'apertura del santuario. Noi siamo ben felici che siano loro stessi per primi, cioè, ad indicare quelle che sono le vie, cioè, più consone perché possa essere meta costante di colori di fedeli. Certo. Lo rendiamo aperto tutti i giorni, certo, e adesso sarà munito di un impianto di videosorveglianza di alta precisione, certo, ma non per qualche cosa, perché non c'è bisogno, anche perché chi entra deve avere l'accortezza e il gusto di sapere che è in una chiesa, certo, aperta al culto, e usare il massimo contegno, anche il più dei deviati. Qui vediamo alcuni momenti. Ecco, questo le volevo chiedere, insomma, bisogna fare anche una festa speciale, no? Anche per onore a questi lavori. Ma la festa attenzioni sarà fatta come tutti gli altri. È comunque speciale. Come tu seguirà sicuramente in maniera pedissima quello che è il programma consueto. Perché se consueto. Poi San Giovanni è così oggigiorno così piccolino, è perché è grande di San Giovannesi, insomma, un po' ovunque. Ma molto ovunque, ci sono San Giovannesi sparsi per il mondo. Sì. Però dobbiamo fare un'altra considerazione. Quelli dell'ultima generazione, sì, non sentono come i loro nonni, non come i loro padri, l'esigenza, quel cordone ombelicale. Ma bisogna farglielo venire, però. Ecco, questo è naturale, voglio dire. Perché, non mi sta scoprendo l'acqua calda. Perché nella lontanissima Australia spesso vivono a centinaia di chilometri nuclei familiari distanti. Forza Ride dicono che vi è una grossa comunità san giovannese, dove hanno voluto che anche lì, sì, ci fosse la statua della Madonna. E anche lì cioè la terza domenica di settembre viene ad essere festeggiata. Ma pure con il pensiero ritornano. Non vengono più come prima, perché gli anziani sono carichi di anni e d'affanni. Non, certo, è semplice per venire dall'altro mondo qui da noi, certo, però ritornano. Quelli che sono morti hanno lasciato e hanno seminato bene, però quelli che vivono la realtà del nostro tempo, che sono nati in Australia, sì, che adesso hanno i figli pure nati in Australia, vi è un'unione, sì, ma c'è più distanza. Però io sento, anche perché abbiamo anche dei giovani amministratori a San Giovanni, eccetera, eccetera, che sono avvezzi alle varie cose, a movenze tecnologiche, a uso tecnologico, eccetera, eccetera, che c'è comunque un cordone ombelicale non reciso, ecco, con queste popolazioni. No. C'è ancora, e c'è tanto fermento in città, è ovvio, quello c'è tutti gli anni, anche di zone vicine, in preparazione di questa festa, di questa nuova annualità, eccetera, eccetera. Ma c'è tanta attenzione, sento dire, anche da questi giovani amministratori, per questa nuova festa di quest'anno.
È vero. Da ogni parte del mondo. E il discorso è cosa fate, cosa non io fate. Dico molte volte, poi attraverso i social cioè, oggi. Cioè noi come amministrazione comunale non abbiamo fatto niente durante il mese di agosto. Perché il popolo dei festaiuoli si sposta con una tale facilità e trova attrazione in realtà consone a quelle che sono le esigenze rapportate alla fascia dell'età e a quelli che sono anche i gusti. Sì. Chi viene a San Giovanni va a rivedere i suoi per la tranquillità. Alla Madonna anche voi, certo. Prega e ritorna. Cioè da tutti i paesi vicini, dai paesi della Piana. Sì. Non è che aspettano per il cantante o la grande banda. Quelli sono i soliti che siedono. Non sono sempre i soliti richiami, attenzione, perché ogni cosa c'è la sua eccellenza, la sua peculiarità. Come pure ecco, la festa. Nessuno mai si interroga. Per dire, per esempio, a Siderno si va più per la fiera che per altro. Non è che c'è bisogno del grande nome della no, non musica c'è, italiano ma o straniera. Siderno e altre realtà come Siderno, qui canta, trova fastidio, perché quelli che ascoltano sentono i rumori più strani che provengono dalle strade vicine, dai venditori non so di che cosa. Nei paesi interni ancora si vive un momento di partecipazione profonda, ancora. Ci si è resi conto perché anche le feste sono scandite secondo un calendario che da decenni pone le stesse sequenze, le stesse date e gli stessi soggetti. Sì. L'ultima domenica d'agosto a Gioiosa, prima domenica di settembre Mammola, la seconda... Passando per Polsi. La seconda, no, vabbè, lì è un altro mondo. No, noi mi riferisco Valle del Torbido. Ah, sì. Anche Marina viene prima, perché la Marina ha avuto... Metà agosto, sì. Ma Marina, l'autonomia l'ha avuta quando? Non secoli addietro. Nella metà del secolo scorso. 60 anni fa, sì. 50, 60 anni fa, quanto è stato? Ma io mi riferisco non Marina, ma Marina d'Agosto. San Rocco, ultima. Mammola, Grotteria, San Giovanni. Sì. Ma perché? Perché la gente andava, partecipava, andava per comprare qualcosa che potesse servire per la casa. In una realtà come Siderno, che sono chilometri di bancarelle, non si richiede il grande. E poi tornando all'origine, no? Per come abbiamo cominciato questo nostro incontro, almeno uno può mostrare quell'abito della festa anche in più occasioni, non soltanto in un'unica occasione, perché tutto qui anche questa cioè, si accavalla. Ma io dico certe cose, io ho una certa età, ma io ricordo come veniva ad essere vissuta la mia infanzia. I bar non erano come oggi. Da Gioiosa veniva, non so chi, a fare con i gelati col pozzetto. Quello che girando con le mani e vi era lì del ghiaccio interno, una mezza botte, dove mettevano il ghiaccio girando. E alcuni aspettavano che terminasse la festa, perché poi il pezzo duro lo doveva svendere. I ragazzi di quel tempo, oggi ci sono all'ordine del giorno, la carne hanno già cominciato a mettere le figurine alla porta della Madonna di San Giovanesi, sì, c'è anche questa tradizione. Sì, la figura è quella grande adesso, ma non è da molto tempo, da una quindicina, ventina d'anni a questa parte. Cioè quelle famose immagini che uno mette sul balcone, ma sono belle. Espone, dico, sì. Io credo che sono anche questi momenti che bisogna valorizzare, bisogna anzi incentivare. Ma a San Giovanni la gente viene durante il novenario. Se noi pensiamo che nel tempo di pandemia, e questo lo si deve principalmente a Don Piero Romeo, che era a quel tempo, lo è ancora, il vicario della diocesi, di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, a quel tempo fu lui che ci dette un'indicazione. Come possiamo, e il santuario è grande, come noi possiamo con una messa accogliere coloro i quali vengono durante il novenario? E lui
ha posto il problema. Una alle 4, una alle 6 e una alle 8. Senta, dobbiamo chiudere. Da Martone, per dire un discorso. Da Martone, qualcuno a livello, io lo dico a livello sociologico, dovrebbe spiegarmi e spiegarsi il perché tra le due comunità vi è un tutt'uno. Sì. I ragazzi o le ragazze di Martone si sposano più facilmente con i ragazzi del paese che gli sta di fronte, anziché con... Cos'è che li divide? Una collinetta, insomma, Non vedete niente, perché siamo, è uno di rimpetto all'altro. Sì, vis-à-vis, nel senso così. Esatto. Vi è un rapporto che sembra quasi, come si dice, un rapporto ombelicale, perché hanno la stessa radice, la stessa cultura, il stesso modo di concepire le cose, che si è rafforzato nel corso dei secoli, non nel corso degli anni. Senta, le faccio la domanda, l'appello alla partecipazione, perché quella è fisiologica, naturale, c'è già, è tanta, e poi l'ha fatto anche in mille maniere. Un'ultima domanda, Vittori, anche perché lei ha fatto il sindaco, sta facendo il sindaco di San Giovanni Gerace, siamo a scadenza di questo mandato, non si sarà dimenticato, come tutti noi, anche per le cronache, per quello che abbiamo fatto con la nostra redazione, come abbiamo seguito la comunità, eccetera, eccetera, tante turbulenze alla vigilia, no? Vittorio, lei si ricorda, no? Quanti sconsigli ha avuto, no? Ma che ti mette a fare il sindaco in un comune che, insomma, c'ha mille problemi, che poi sembra che il comune piccolo sia facile da gestire, ma presenta comunque tantissime difficoltà. Lei l'ha rimesso, si sente di averlo rimesso in quota, come, parafrasando, come un aereo che si rimette dopo un po' di turbolenza, si rimette in quota. Cioè, noi abbiamo, io dico una cosa, che abbiamo lavorato, operato bene. Se avessimo avuto un numero di abitanti diversi per far sentire la nostra voce, un peso politico, le cose sarebbero anche potute triplicare. Io non ho peli sulla lingua, o devo rispettare... Ma la difficoltà maggiore è proprio questa, nel senso, no? Magari uno, un sindaco, ha delle idee, ha dei propositi, però è difficile da perseguirli perché non viene calcolato, non viene ascoltato, non viene sostenuto. Ma il discorso, molte volte ti ascoltano per non sentirti. Ma quello che induce a pensare... Perché a livello poi non è il politico, è a livello di dirigenti dei vari settori, che devi far capire e devi imporre, poi piacente o non piacente, devi ascoltare, e se lo fai ascoltare devi pervenire pure tu poi ad una, dare una risposta ad una domanda. Sì. Il concetto io lo vedo sotto un altro aspetto, che non sappiamo fare rete. Non abbiamo in mente che alcune cose debbano essere viste sotto un aspetto diverso. È finito il tempo del campanile. Noi paghiamo ancora oggi realtà negative del passato. Io l'ho qui detto mille volte, e se le ripeto anche mille non mi guasta. Di percepire un qualcosa come il mio paese. Gli anni dei mercati coperti, ogni paese col mercato coperto, mentre altrove si parlava di città mercato. Tutti, lo Stato finanzia come convertire il mercato coperto. Ma che mi serve un mercato coperto di Roccella? Quello di San Giovanni è tre volte più grande di Roccella, un deposito è l'uno e il deposito è diventato l'altro. I mattatoi, ai tempi di Mancini, Martone il mattatoio, se ce l'ha pure Gioioso non deve averlo San Giovanni. Deposito pure quelli? No, neanche forza nemmeno per deposito, che sono fuori mano. Non abbiamo saputo sfruttare le risorse di quella cassa per il mezzogiorno, che da noi ha speso fior di quattrini. Non abbiamo avuto amministratori che sapessero come dare opportunità operativa a chi verrà dopo di noi,
in questo caso dopo di loro, sì, non hanno saputo o non abbiamo saputo anticipare i tempi. Questo è il discorso di fondo. Noi abbiamo distrutto i nostri borghi dove vi era un grande selciato, per il tempo del cemento. Senta, cemento. L'ho ingannata, ingannavo i nostri amici a casa, non era l'ultima, l'ultima è questa, poi veramente chiudiamo perché anche qui abbiamo raggiunto limiti temporali anche questa sera. Senta, a proposito di tra i mille aspetti, ma i sindaci sono ancora alla ricerca del presidente, del comitato, oppure si vuole mettere a lavorare alacramente per cose, insomma, per quelle che sono le vere priorità, allora, le vere esigenze? Io ho detto una cosa, l'ho ripetuto qui cinque anni fa, lo ripeto alla e non scadenza prende il discorso del, qui perché facciamo un'altra puntata della Ione di Orrego. Alla scadenza del mandato, io non ho avuto mai fiducia, perché ho, vedo il lupo e non devo andare a trovare le orme. Abbiamo perso grandissimo tempo, si perderà grandissimo tempo. Non siamo voce che riesce a far smuovere quelle acque stagnanti. Può essere un conformismo, può essere una mentalità atavica, un qualcosa che se per caso fosse partita da una... Lei ha partecipato a quella ultima riunione dall'altro giorno, sì. Quale? C'è stato l'altro giorno, recentemente. Comitato dei sindaci? Sì. No, non ho ricevuto niente. No, non c'è stato nessun comitato dei sindaci. Cioè, il discorso di fondo è questo. Scusate una cosa, il problema siamo noi principalmente per quanto riguarda la strada a scorrimento veloce. Sì. Io ho sentito quel 60 News, no 60, Calabria Sud, sì, con il presidente, col sindaco metropolitano e con l'ingegnere Misiti. Però nessuno ha detto. Io avrei voluto conversare io con l'ingegnere Misiti per dire il mio punto di vista. All'ingegnere, all'avvocato Versace gliel'ho detto ieri sera. Cioè, e ritorniamo sempre lì, nessuno ha mai visto o nessuno ha mai detto, tutti stanno dicendo come bisogna costruire la nuova galleria. Sì. L'ingegnere Mesiti dice che si può fare in 2 mesi, per carità, che Dio ce la mandi buona. Io dico che nemmeno in 2 anni e nemmeno in 3. Addirittura? Sì, questo è... Lui diceva, poneva, si fa questo fuori, la galleria, si portano lì dentro. Il problema dell'acqua è nato, e l'ho vista io l'acqua, come scendeva, poteva essere utilizzata per altre cose, se giustamente incanalata. E se per caso succede un incidente dopo che la galleria sarà fatta all'interno, il discorso si ripete. Quello che noi diciamo oggi l'abbiamo ripetuto 20 anni fa, e prima ancora, in fase di costruzione. Ma che bisogna creare delle realtà alternative, altrimenti stesso, mi pare che ripetiamo un velo pietoso sull'asso comuni. Questo si è capito benissimo. La ringrazio Peter, il tempo è terminato. Allora diciamo a chi ci ascolta da casa, festa, venite a San Giovanni, questo, venite a visitate questo splendido santuario mariano, ammirate quella Vergine Santissima, bella, che benedicente, vi fa venire sì le lacrime agli occhi. Questo è il senso. Oggi più che mai vi è bisogno di rivedere i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri. Un po' di religiosità non guasta, anche se siamo presi da mille tentazioni o da tante illusioni mancate. Credo che abbiamo bisogno anche di riflettere sul nostro presente, grazie, se vogliamo costruire il nostro futuro. Grazie al sindaco e grazie a voi amici telespettatori. A domani. Tante belle cose. La buona giornata a tutti. Questo programma è presentato da...